www.radiogio.it e la storia continua. Il fantasma del parco. L'Ottocento era in un punto di morte quando a Milano si diffuse il terrore del fantasma. A chi percorreva di notte i sentieri deserti del parco del castello appariva misteriosamente una giovane donna, sempre velata, completamente vestita di nero. Se il nottambulo che vagava per il parco era giovane e bello, la misteriosa figura gli si avvicinava e, senza aprire bocca, lo prendeva per mano e lo trascinava via. E su e giù, per un dedalo di sentieri, sotto gli alberi, in mezzo al prato, la donna velata guidava il suo compagno fino a fargli completamente perdere ogni nozione del luogo in cui si trovava. Camminavano a lungo, fino a quando appariva una villa sconosciuta, dall'apparenza signorile. La donna, che i più si immaginavano di una bellezza sorprendente, apriva silenziosamente il cancelletto chiuso a chiave e faceva strada all'ospite verso la casa, per guidarlo poi tra i corridoi e saloni, arredati con lusso e buon gusto, anche se completamente parati di velluto nero. La casa era deserta e ancora più silenziosa della misteriosa bellezza notturna. Il nottambulo veniva infine condotto in una grande sala dove la sconosciuta, sempre in silenzio, lo prendeva tra le braccia e lo trascinava nel vortice di una danza inebriante al suono di una musica misteriosa. Sul volto recava sempre una maschera nera che rendeva ancora più cupo, ma anche più affascinante, l'ostinato silenzio della donna. Un'orribile sorpresa attendeva i pochi che si arrischiavano a togliere il velo che le copriva il viso. Ai loro occhi appariva, invece delle splendide fattezze mugliebri che tutti si aspettavano, un macabro teschio. Il diavolo? Una donna vampiro? Chissà. Certo è che i temerari, che avevano scoperto il vero aspetto della donna del parco, uscivano correndo dalla villa e urlando, quasi folli, si precipitavano verso il castello. Inutilmente i milanesi organizzarono ricerche e battute per trovare lo spirito maligno o la villa nascosta tra il verde. Il mistero della donna velata rimase sempre tale. E per il parco, di notte, non osò avventurarsi più nessuno. www.radiogio.it e la storia continua.